La mafia è silenzio. La mafia e il silenzio è come una tenda che ci copre. Dovete far capire che dove passiamo noi trema la terra e passa la lupara. La violenza e la paura sono le nostre armi. È la violenza che ci unisce e che dà forma al nostro potere. La violenza è il nostro pane quotidiano. La violenza è semplice e agisce bene ovunque. Saccheggiare, ammazzare, martoriare, sparare e pugnalare. Un campo di distruzione, terrore ed anarchia ci segue. Ed è la violenza che ci spiana il cammino attraverso la comunità, che crea lo spazio per la nostra amica, la paura. Dove noi mettiamo piede, resta solo una carneficina. Dove tremate, noi siamo decisi. Dove piangete, noi ridiamo. Dove gridate, noi vi sbigliamo. Dove scappate, noi ci allarghiamo. E dove parlate, noi vi zittiamo. E resta l'ombra di un sorriso soddisfatto. Che cos'è la giustizia? È solo una parola inventata dagli uomini per descrivere un sogno che non diventerà mai realtà? La giustizia è definita così. La virtù rappresentata dalla volontà di riconoscere e rispettare il diritto di ognuno mediante l'attribuzione di quanto gli è dovuto secondo la ragione e la legge. La giustizia è la cosa che le persone in tutto il mondo vogliono, ma è spesso dimenticata. Crediamo che la cosa più importante nella società sia che nella maggior parte della vita di ognuno domini la giustizia. Ognuno di noi, anche se non ci piace sentirlo, vuole avere dei vantaggi per se stesso. Ma è importante che mettiamo la giustizia in primo piano, anche nelle situazioni piccole della vita. Dobbiamo iniziare a risolvere i problemi piccoli in modo che tutti siano d'accordo con la soluzione, perché la soluzione corrisponde alla giustizia. Dall'altra parte, la giustizia non è un concetto intramontabile. Il senso e le competenze della giustizia cambiano di generazione in generazione. L'ideale della giustizia di domani può essere totalmente diverso dall'idea di giusto e sbagliato che abbiamo oggi. E quindi è importante continuare a discuterne. Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo. La gioventù è il futuro di ogni cosa che ci aspetta come civiltà. Saranno i giovani a coltivare i nostri campi. Saranno i giovani a ricostruire le nostre case e saranno loro a portarci dei fiori quando noi non ci saremo più. Per questo dobbiamo far capire al nostro futuro che nella mafia un futuro non c'è. Solo i giovani sono capaci di vedere il mondo da prospettive diverse se iniziano a pensare con la loro mente e se non si fanno ingannare con belle parole. Sono loro che devono occuparsi di argomenti come legalità, giustizia e libertà per poter muoversi e creare un futuro senza criminalità e ingiustizie. Un mondo nel quale si può vivere in libertà e accordo provando speranza e felicità. La mafia è silenzio. Noi combattiamo con il rumore.